Sono stanco di avere donne, mi avete scassato l'anima tutte quante. Oh, e questa chi è? No, ragazzi, un'altra donna. Senti, ragazzina, torna a casa, sono molto incazzato, vengo da un incidente. Wow, che bomba, ragazzi. Devo scappare, devo scappare, devo chiamare il 911, chiama il 911, Ronaldo, chiama! E dove? No, che stai facendo? Sto capendo niente. Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutti alla grande, ben ritrovati sul mio canale. Allora, quest'oggi, dopo qualche giorno, perché sono stato un po' occupato, ho avuto anche purtroppo, se possiamo dirlo così, un defunto, quindi poi il caldo, ragazzi, sono stato in questi 3 giorni che sono stati un po' brutti per me. Quindi, tralasciando queste cose qui, oggi siamo tornati con un video bomba, anzi di più, perché attenzione, Cristiano Ronaldo sembra essersi ripreso dopo che Jasmine lo ha fatto saltare in aria involontariamente. Però ci sono delle novità, perché per i guai per Ronaldo non sono per niente ancora finiti. Quindi vi invito a guardare il video fino alla fine, perché dovete capire precisamente quello che succederà in questo video. Intanto, ovviamente, vi invito a mettere un bellissimo pollicione in su, a spulciare con tutti, iscrivervi al canale, ovviamente, perché ragazzi, per rimanere attivi. Quindi mi raccomando, ragazzi, belli carichi, pronti per questo nuovo videozzo. Cristiano Ronaldo, dopo 6 giorni di convalescenza, ha riportato comunque gravi ustioni che purtroppo a petto, cioè comunque ai vestiti, non posso farveli vedere. Il dottore ci voleva dire delle indicazioni. Allora, ci chiede un attimo di capire cosa sta succedendo. Allora, vediamo cosa ci dice il dottore. Dottore, mi dica. Allora, il dottore sta dicendo di rimanere a riposo, di non uscire assolutissimamente, di evitare gli allenamenti. Ma come devo evitare gli allenamenti? Ma cosa, sei impazzito? Il dottore dice che entro per la nostra salute. Allora, stiamo litigando, non sto capendo niente, perché Ronaldo non vorrebbe mai saltare gli allenamenti, non devi saltare manco io. E il dottore sta dicendo che è vitale. Potremmo realmente farci male e potrebbe finire male. Dai, Ronaldo, questa volta il dottore ha ragione. Se c'è una cosa che ho imparato è che adesso sono incazzato nero. Non so di chi sia la colpa esattamente tra voi due, ma una cosa è sicura: le donne causano solo guai. Portatemi a casa che sono anche impossibilitato e non posso manco guidare, porca miseria. Allora, ragazzi, vi dirò che almeno Ronaldo è incazzato nero, perché queste donne, cioè, io non so cosa è successo, mi sono ritrovato saltato in aria, non so cosa sia successo, ma da quando sono tornata Jasmine sono ritornati guai. Allora, io non so queste due sinceramente cosa stiano facendo. Mi sto facendo accompagnare da Giorgina, ragazzi, perché non che di Jasmine non mi fido, però non mi fido nemmeno di Giorgina, perché non so esattamente cosa sta facendo. Mi sto facendo accompagnare a casa e fare un attimino un discorso a queste due donne, perché, ragazzi, veramente me le hanno fatte girare in una maniera impressionante. Vedete, mancano meno di 1 chilometro a casa nostra. E tra l'altro non c'è Ronaldo Junior, non sappiamo dove sia nostro figlio, dov'è? Ronaldo Junior, dove sei? Non si sa dov'è Ronaldo Junior, quindi sono ancora incazzato anche per questa cosa, perché ho litigato con Ronaldo Junior e sta succedendo una cosa dietro l'altra e non sta capendo nulla. E vi ricordo di seguirmi tutti quanti su Instagram, così a fine video vi posso salutare, che lo trovate sia qua che in descrizione. Basta che cercate @chiocciolarealento, ragazzi, e vi posso salutare in tutti i prossimi video, quindi mi raccomando, sapete che ci tengo, passateci. Vi giuro, ragazzi, questa è una giornata di merda. Non ci sono nemmeno le guardie. Ma che giorno è oggi? Oggi è mercoledì, è l'altro giorno libero. Ma porca miseria. Tra l'altro, non riesco nemmeno a camminare bene perché ho dolore alle gambe e al costato. Allora, no, 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 no. Qua, prima che si inizi a litigare, sono stanco di avere donne. Mi avete scassato l'anima tutte quante. Può anche venire la più bella del mondo. La più bella del mondo, vabbè, siete tutte e due belle, non me ne frega. Quindi, per favore, Ronaldo, diglielo tu. Basta, parla con Jasmine. Si stanno parlando. Jasmine fa finta di niente, ma Ronaldo gli sta parlando. Allora, qua non avete capito niente. Qui da questa storia deve finire. Andate via tutte e due. Jasmine, vai via con la Lamborghini che ti ho regalato. Tu prendi pure la Porsche, tanto c'ho le altre macchine. Chi ha spostato le altre macchine da qui? Madonna, chi è stato? Ah, sì, le ho spostate io. Allora, basta, donne, ho bisogno di stare letteralmente da solo. No, Giorgina, basta. Penso io ai bambini. Ronaldo Junior e agli altri due. Per un po' di tempo, davvero, signor. Da solo. Ronaldo non ce la fa più, ragazzi. Cioè, da quando sono tornate le rivalità tra donne, guardate che condizioni mi trovo. Oh, andate via. Sì, vabbè, e ora gli apro il cancello e se ne vanno, perché, ragazzi, cioè, è infattibile questa cosa, veramente. Cioè, sono ridotto a uno straccio.
Io, il calciatore più forte del mondo, 5 volte pallone d'oro ridotto in questo stato. Ma che veramente? Mi dovrei fare un bel bagno, ma non posso, il dottore mi ha detto riposo totale. Voi direte, cosa può fare un uomo di 34 anni in una villa gigantesca da solo? Ah no, con il nostro cane. Nostro figlio non c'è, gli altri due sono all'asilo con la nonna, oppure vanno con la nonna. Cosa dovrei fare io adesso? Cioè, mi sento rovinato, ragazzi. Non posso mai andare a farmi un giro allo Santos perché il dottore mi ha detto riposo totale. Ok, ragazzi, attenzione. No, Rado, non correre. Qualcuno è entrato. Si è sentito un forte rumore. Qualcuno è entrato nel cancello sgommando. Cosa sta succedendo? Forse sarà qualcuno che sta a far visita, un giocatore, un compagno di squadra, non lo so. Rado, sembra che cammini a rallentatore, ti giuro. Sembra che cammini a rallentatore. Speriamo che non piove perché sennò già è uno schifo di giornata. Ma chi è che ho visto? Cioè, ho visto qualcuno che è arrivato sgommando. Oh, e questa chi è? No, ragazzi, un'altra donna. Questa si presenta a casa mia con una Ferrari colore viola, se non vedo male. Sì, sembra un colore viola, molto simile alla mia. Senti, ragazzina, torna a casa, sono molto incazzato, vengo da un incidente, quindi per favore levati davanti, ok? Non rilascio autografi, sono scontroso, sono scorbutico, quindi per favore togliti, vattene. Ma che vuole questa? Cioè, devo mettere comunque con una bella ragazza, non so da dove esce. Però wow, che bomba, ragazzi. Vabbè, lasciamo da stare questo, l'ultima volta che sapete come è andata a finire. Senti, scusami, ma te ne devi andare, mi dispiace. Lasciami stare. Devo scappare. Devo chiamare il 911. Chiama il 911. Ronaldo, chiama. E dove? No, che stai facendo? Non sto capendo niente, ragazzi. Non riesco a camminare. Chiama il 911. Pronto. Ronaldo, mettiti al riparo. Parliamone. Io, ragazzi, forse è meglio entrare in casa. No. Ok, Ronaldo ha perso i sensi. Non so chi. Che cazzo è successo? Oh mio Dio. Che cazzo? Ho provato a farla ragionare, ragazzi. Ma non ho voluto ragionare. Guarda che è un 9-1, non ha la possibilità. Io non sto capendo sinceramente nulla. Ragazzi, è passata circa un'ora da quando sono andati via a casa di Ronaldo. Sto tornando per cercare di farlo ragionare. Forse anche Jasmine mi avrà anticipato. Oh, c'è un'ambulanza. Che sta succedendo? Cosa? Che è successo? Ok, ragazzi, non so cosa diamine sta succedendo. Sono andata qui per cercare di convincere Ronaldo a farlo ragionare. E il paramedico mi sta dicendo che hanno ricevuto una chiamata di soccorso e hanno provato a chiamare i vicini, ma dice che qualcuno è arrivato in fretta e furia su una Ferrari blu notte. Non so se dice blu notte. Ha sparato Ronaldo e se n'è andato. E dice che purtroppo non possiamo stare qui perché devono portarlo nuovamente in ospedale. Ragazzi, non sto capendo niente di quello che sta succedendo. Cioè, si sta creando un alone di mistero intorno a sta storia che non sto capendo niente. Almeno io e Giorgina. Poi non so se Jasmine c'entra qualcosa. Può essere stata Jasmine, ma Jasmine non pensa uccidere Ronaldo. Non sto capendo niente, ragazzi, sinceramente, nemmeno io. Allora, ragazzi, il mistero si infittisce. Sono sicuro che tutti sarete curiosi di sapere chi è quella donna, da dove viene e che cosa sta facendo, compresa Giorgina, che penso che adesso sia veramente triste. Purtroppo, ragazzi, il video finisce qui, ma non perdetevi i prossimi video. Se arriviamo subito a 2500 likes entro stasera, domani o dopodomani, subito il prossimo video per cercare di capire cosa sta succedendo. Quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere mente tutti i prossimi video, perché ne vedremo veramente delle belle. La situazione è pessima e Giorgina penso che sia triste. Ronaldo non ho capito perché sta lì. Cioè, sembra che sia scappato, le abbia sparate e poi gli sia caduto. Insomma, ragazzi, per questo video è tutto. Io spero veramente vi sia piaciuto. Saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram, come promesso. Saluto Giulio 7, Morad Taus 19, Franci 2009 Official, Luchino 51840 e Stefan Stoian 7585. Bene, questi sono gli ultimi 5 che ho salutato quest'oggi. Se anche voi volete essere salutati, ragazzi, mi raccomando, fate come Giorgina, prendete il vostro telefono, andate su Instagram, cercate chiocciola Real Anthony a bomba, mi trovate dove volete, basta che ci seguite, ragazzi, così a fine video vi posso salutare, quindi ricordate. Che dirvi, io stesso non sto capendo, non so nemmeno io chi sia quella donna, ragazzi, non voglio nemmeno guardare, però presto sapremo qualcosa. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi.
Noi ci sentiamo al prossimo video e vedremo che cosa succederà. Non voglio manco guardare, veramente. Bruttissimo.